Ciao, Paese delle Meraviglie, ciao. Ancora Genova. Un'altra alluvione nella mia città, ragazzi, basta. Guarda che è incredibile, quasi ogni anno ormai c'è un'alluvione e Genova continua a essere martoriata. Quasi tutti gli anni, mamma mia, noi siamo il paese delle meraviglie. Ecco, la vera meraviglia sarebbe che a Genova, quando piove forte, l'unica preoccupazione fosse quella di aver lasciato a casa l'ombrello, non che la casa è finita sotto 2 metri di fango. Accidenti. Comunque, io cosa posso fare? Io sono un comico, sono un guitto, i casi sono 2, o in questi casi vai a aiutare, vai a spalare, ma io cosa vuoi che vada a spalare? Vado lì, faccio più danno. Io, come far ormeggiare la barca a Schettino, no? Non la fai, cioè, Schettino, vieni. E allora abbiamo deciso, insieme alla 7, di devolvere l'incasso di questa serata per gli aiuti agli alluvionati di Genova. Perché... Va bene, così a me dà un senso essere qua con voi e farvi ridere. Bene, speriamo adesso di farvi ridere. Voltiamo pagina, vi faccio vedere la mia città in un altro momento. Vai Silvano. Questo qua ero io con mia nonna e mio fratello dietro, vedete? Qua ci sono i miei figli Giovanni e Pietro, li devo far vedere. Questo qui ero io. Guardatemi, avevo i capelli, sono veri, non c'è Photoshop, ve lo giuro. Questa è la mia nonna, sempre io, con mio fratello, e la 500 sullo sfondo, lo vedete? E ancora la 500, ancora io e mio fratello, che spuntiamo dal tettuccio, la nonna Clara, e qui ero l'upgrade, io sulla 600. Non c'era il navigatore, il tom-tom ero io. Papà gira a destra, papà gira a sinistra. D'estate mia mamma, prima di salire sulle Fiat che avevamo, metteva gli asciugamani sui sedili, ma non mica per rovinarli. No, perché quando faceva caldo a me mi si incollavano le cosce sul seggiolino, no? In qualche modo la 500 aveva già i sedili in pelle, solo che era la mia. E in quegli anni sotto casa nostra c'erano 19 macchine in tutta Genova e quindi quando arrivavi mio papà posteggiava la macchina in corsa, capito? Andavamo così, apriva, scendeva e la macchina dove arrivava e poi la parcheggiavamo così, cioè andava bene tutto. Ma il mio sogno, quando ero bambino, era di avere questa macchina qua. Me la fate vedere? Questa. Ecco, questa qua. Guardate cos'era, era l'unica macchina nella storia dell'automobilismo mondiale con l'aerodinamica al contrario. Cioè tagliava il vento solo in retromarcia, vedete? In retromarcia faceva 100 all'ora, ragazzi. In retromarcia faceva 100 km con 1 litro, davanti consumava come 3 tir. Tu la guardavi, non sapevi nemmeno da che parte entrare, ti dividevi. Voi andate di là, noi andiamo di qua, ragazzi, il primo che ci capisce lo avverte l'altro e entriamo. Comunque il massimo... In quel periodo era la Fiat 124, io mi ricordo che veramente sbavavo quando la vedevo. La Fiat 124 mi sembrava enorme, la 500 era proprio... L'altro giorno ne ho vista passare una, non so se vi è capitato, è minuscola, è piccolina, è più grande del trolley di mia moglie, che compie gli anni, stasera ne fa 26. Mal portati, auguri... Dunque, è bellissimo perché a un certo punto la Fiat ha cominciato a chiamare i modelli solo con un numero, ve lo ricordate? 124, 125, 126, 127, 128, 130, la 131 e la 132. Vi siete accorti che ho saltato la 129? Evidentemente era così brutta che non se la sono sentita di farla uscire. Però alla fine è uscito il capolavoro, il vero capolavoro, la Panda. Fatemela vedere, la Panda, ecco, bellissima. La Panda era il 1980, ne hanno vendute più di 6 milioni, raga, un successo mostruoso. A un certo punto in Italia c'erano più Panda che italiani, non si è mai capito se gli ingegneri della Fiat avessero progettato prima la Panda o prima il rumorino. Bella sta vibrazione assurda a 30 all'ora, che figata, costruiamoci una Panda intorno. È stata un'intuizione straordinaria, far rivivere dopo 2000 anni il mito di Sparta, bellissimo. E dentro non c'era niente, non c'era il cruscotto, non so se ve lo ricordate, il cruscotto non c'era, c'era una sacca della spesa, ve lo ricordate? Beh, era una macchina fantastica, mettevi gli occhiali dentro, gli occhiali andavano direttamente nel motore, consumava più occhiali che benzina, era bellissimo. I sedili, ve li ricordate che erano delle sdraiette da mare? Sai quelli col perno, che era un pezzo di legno, tiravi giù e mettevi il perno. Voi vi starete domandando, ma perché ci ha fatto sto pippone sulla figa? Che cazzo ce ne... E no, perché sono 4 ore, o meglio, dopo 111 anni di vita, la Fiat non esiste più. È stata ritirata dalla borsa di Milano 4 ore fa. Addio al titolo dopo 112 anni. Basta, chiuso, caput. Il nome Fiat, sparito. Da lunedì esisterà solo la FCA americana quotata a Wall Street. Ma come? L'Italia senza la Fiat? Ma l'Italia senza la Fiat è come la Groenlandia senza ghiaccio, come la Svizzera senza cucù, è come Monte Carlo senza evasori italiani. Ma che cazzo fa? Non ha senso. La Fiat, guardate che è un momento storico, la Fiat ci lascia e va in America. Tra l'altro non è stato nemmeno un flirt, se ne va dopo 111 anni di relazione importante. Ciao, ti lascio, vado in America. Restiamo amici. E ma quale amici? Oh ciccia, non restiamo amici. Restiamo amici se mi restituisci tutto il grano che i contribuenti italiani ti hanno dato in questi anni, se no ti denuncio. E poi, scusa, con chi cazzo ci vai in America? Con lui. Ma guarda che, la vita è strana, eh. Se uno ruba una macchina va in galera. Se uno se le porta via tutte a Wall Street, no. Ma porco cane, dopo 4 anni questo signore qui vuole anche portare via le balle, tra l'altro. Se ne va, Marchionne, addio la Fiat, nel 2018 farò sicuramente altro. Ora, scusami, ma come? Prima fai tutto stambaradana e poi te ne vai. È come se un'impresa che ti sta ristrutturando la casa ti dicesse guardi, le ho smurato tutte le finestre, le ho distrutto i muri, le ho sventrato il pavimento, ma l'avverto, da domani farò sicuramente altro. Pensavo all'entomologo. Vedi, ma come? Farò sicuramente altro. Ma cos'è? Una minaccia? Da quando l'ha detto tutta l'industria mondiale, dal settore laterizia a quello del mobile da giardino, è in paranoia. Minchia, verrà mica da noi. Ce l'avete? Una poltrona marchionnesca, per cortesia? Ce l'abbiamo? Me la mettete qui? Eh sì, perché questo qui è un fenomeno, un uomo fantastico, un uomo... Grazie mille. Un uomo risoluto. Dove l'ha portata? Dove l'ha messa? Ha portato via la cosa, no? Buonasera. Buonasera, no. Dottor Marchionne. No. Buonasera. No. Buonasera. Senta, tutto bene? No. Sì. Allora, senta Marchionne, lei ha dichiarato che dal 2018 non sarà più amministratore delegato di FCA, no? It's true. È vero, è vero. Ecco, tra l'altro oggi la Fiat non è più quotata in borsa in Italia, diciamo che si è chiusa un'epoca. Vabbè, non è divertente. Yes, yes. I did the dirty work. Cosa? Parli italiano però. I did the dirty work for Lamb's family. Lei ha fatto il lavoro sporco per... No, no, come dire, gli Agnelli, Lambs, scusi, no, però parli italiano perché ha fatto lavoro sporco per gli Agnelli, diciamo. Sì. Alla Fiat Serviva un mercenario, no? Ah, addirittura. Solo io potevo portare via la Fiat dall'Italia. Ah, beh, ci voleva... Cioè, uno che non provasse emozioni, no? Io non provo emozioni, no? Addirittura. Sono come Terminator. Sa come mi chiamano in azienda? No, non... Terminimerator. Vabbè, vabbè. No, vabbè. Ma non credo che... No, ma io non provo emozioni. Ma no, ma sarà un modo di dire. Ma sarà un modo di dire, no? È una cosa che mi nasce già da quando ero piccolo, no? Ah, lei proprio da piccolo... Ma mi ha visto gli occhi. Beh, sì, lei è un uomo... Io sono completamente anaffettivo. Anaffettivo? No, non ci credo. Ma no, ma sarà un modo di dire. Insomma, faccia finta di essere mia moglie. No, no, la prego, no. Ma guardi i miei occhi, faccia finta... Io la guardo, ma posso... Faccia finta di essere mia moglie e dice, è il mio compleanno oggi. Sì, devo fare... Aspetti, mi faccia entrare. Sì, sì, entri pure, mi dica. Vai. Faccio la moglie. Poi, se vuoi, poi stringimi un po' sugli occhi. Sì, no, vabbè, un primo piano di occhi. Vabbè, cerchiamo il primo piano di occhi e quando è pronto io vado. Vabbè, sono pronto, faccio vai. Sua moglie allora. Sì. Amore, è il mio compleanno. Cazzi tuoi. No, vabbè. Ma non farà così. Provi a dire a un bambino povero, sono un bambino povero, ho fame, provi a dirlo. Ma dobbiamo fare sta cosa, vabbè. Sono un bambino povero, ho fame. Vabbè. Anche io. No, vabbè, no. Vediamo chi ha più fame tra me e te. Ma non credo, no, ma non credo. Ma vede, io... No, non è una cosa personale questa. Ah, ecco. Le emozioni sono per chi ha, non so, tempo da perdere, no? Ah, addirittura, sì. I clown. Vabbè, prova un'emozione, ma... sai con la gente, vabbè, no, sono persone che fanno... il cagnolino, no, ma... io tiro un calcio al cagnolino. Ma no, ma perché? Ma no, ma sono anche... I falliti si emozionano. No, allora, non è vero, non è vero. Guardi Gesù che fine ha fatto. Cosa? Gesù? Amore, amore, a 33 anni già fuori dal business, no? No, no, guardi, no, ma io, è una lettura veramente non... No, guardi, va bene, ma... Non credo che si possa fare avere una visione. Ma io non voglio che mi si dica grazie, la gente poi applaude. No, ma non le sta dicendo grazie. Non... Io devo seguire la bossa. Sì, no? Ma infatti da lunedì lei sarà a Wall Street, tra l'altro, no? La FCA. Sì. Did you see The Wolf of Wall Street, no? The movie. Il film, The Wolf of Wall Street, certo, con DiCaprio. Cos'è? Bellissimo, io sono così, sì. Il business non può avere sentimenti, non è una cosa personale. No, ho capito che non è personale. Quando fa business, però i personaggi di quel film erano spietati, no? Fregavano gli altri, sempre drogati, usavano il Qualud, no? Quella droga che... Non ho bisogno di alterarmi chimicamente. Beh, ma certo, ma non voglio che mi si dica grazie, perché non mi altero chimicamente. Ma nessuno la ringrazia, è una scelta sua. Però non mi devi fare lo scherzo del Qualud nel caffè, no? Ma chi glieli fa gli scherzi? L'ha fatto Landini. Ma Landini non fa gli scherzi, è altro a cui pensare. Mi ha messo una pillola di Qualud. Una pillola di Qualud già ti intorpidisce. Eh sì, sì, perché era lei. Sa quante me ne ha messo? 16. Ma dove? Nel caffè? Paralizza. Devo presentare la nuova 500 Obama. No, vabbè, adesso non ci faccia... Ma ci crediamo, eh? No, non ci faccia la scena. Cosa? Ah, ci fa tutta. Sì, vabbè, ma non vuole. Si alzi. È più bravo di DiCaprio, ma non la faccia. Non la faccia. Ecco, grazie, alzi, grazie. Sono trovato a leccare le scarpe di Michelle Obama. Vabbè, ma comunque Landini non fa gli scherzi. Brutto, ero talmente straffatto che la 500 mi sembrava bella. Guarda. No, vabbè, non credo. Un macchinone, il quale fa questo effetto, ingigantisce le sensazioni. No? Ecco, però tra l'altro avete appena presentato la nuova 500X, no? E lo spot ha avuto un grande successo in America. L'ho visto. Sì, è... Non ho la mia idea. Ah beh, complimenti. Ho preso un grande attore, no? Sì, è vero. Nini Salerno. È vero. Quello dei Cats of Miracle Street. Sì, i gatti di Vicolo Miracoli. Sì, parli italiano. Quelli che facevano... Capito? Sì, li conosciamo. Vabbè, sì. Vabbè, ma... No, sono bravissimi. Sono bravissimi, infatti se li ricordano tutti, no? Bravissimo. Ho preso quello che non faceva ridere dei Cats of Miracle Street, quello che costava meno. Ma non è vero, è bravissimo. L'ha visto lo spot? Sì, l'ho visto. Una cosa straordinaria. Lui fa la parte di un vecchio che deve andare con una donna, no? È vero, lì sì, è vero. Va in bagno, certo. Prende la piroletta, il Viagra, no? Sì, è vero. Sì. Scappa di mano perché è agitato, rimbalza contro il muro, lì scende dalla finestra, va nella grondaia, rimbalza contro il muro, continua a rimbalzare, e poi arriva un camioncino, gli dà un colpo a Viagra che rimbalza, poi però... Finché c'è una 500 che sta facendo benzina, col serbatoio aperto, la piroletta va giù, era 500, si gonfiano. Esatto, sì, sì, l'ho visto, è andata anche molto bene, no? Cosa ne abbiamo vendute? Certo, certo. Cosa ne abbiamo vendute? No? Di 500? No, certo. Di Viagra, no. Cosa ne abbiamo vendute? Guarda. Vabbè, senta, ma allora, già che parliamo di questa nuova vettura della Fiat, ci dica qualcosa lei, no, di questa nuova 500X? Che è un crossover. È un crossover, certo. Non so se avete una parola in Italia che spieghi questo termine, crossover, no? Crossover, sì, si dice. Non so se lo sente anche come suona bene. Sì, crossover, sì. Ti riempie la bocca. No? Sì, una cosa importante. Certo, potevamo chiamarla 500 più grande. No, vabbè, ma no, no. Invece... Oppure 500 uguale all'altra, ma più difficile da parcheggiare. Ma no, ma perché? Sarà crossover, un'altra storia. È un'altra storia. Ma non voglio che mi si dica grazie. Ma nessuno la ringrazia. Ma nemmeno che mi fa lo scherzo della benzina Esso. Ma che scherzo, ma chi glieli fa? Non so se lo ricordo, lo slogan della benzina Esso era metti un tigre nel motore. Sì, certo, famosissimo. Ma era un modo di dire, no? Cioè, beh, ovvio, sì. No. Landini, certo. Sai cosa sentire? Un rumorino strano nel cofano, Landini... le apre il cofano, no? Si trova una tigre siberiana di 3 metri. Ma no, ma non sapevo cosa fare, mi sono dovuto vestire da Mauro e Orfei, no? Vabbè, ma guardi che non fa gli scherzi. Ho messo il toupé, i ciglioni, aveva quei tettoni, era talmente uguale che la gente mi diceva "Vai Moira, mettigli la testa nelle fauci". Ma no, ma non è stato brutto. Lo so, brutto. Non è facile essere Sergio Marchionne, non mi rilasso mai. Certo, solo la sera tardi che torno a casa, mi chiudo nella mia stanza, mi ammazzo di Volvo. Cosa fa, scusi? Perché io vado su U Volvo, vabbè. E guardo le berline SUV sportive, tutte le categorie. Sì, c'è da impazzire, le vorrei tutte. Vabbè, ma non dovrebbe. Poi appena sento che sta tornando mia moglie a casa, cancello la cronologia. Addirittura. Esco sudato dalla stanza, guardo mia moglie e sa cosa prova. Cosa prova? Niente, perché sono Termini Imereta. Certo. Andrea Zalone. Grazie, vieni. Silvano Belfiore. Allora. Ma tra l'altro poi la Fiat che se ne va dall'Italia non è nemmeno il peggiore dei segnali, perché ormai anche gli italiani se ne vanno dall'Italia, ragazzi. Il dramma è questo: fuga, me lo fate vedere il titolo, fuga all'estero per lavoro, gli emigranti italiani sono il doppio degli stranieri che arrivano. Cioè, come funziona, scusate? Per ogni 50 stranieri che arrivano se ne vanno 100 italiani. Quindi fra un po' ci saranno gli ambulanti indiani che si venderanno le rose fra di loro. Tieni rosa? Sì, allora tu tieni questa papera che canta. E tu tieni questo accendino a forma di cesso. Cioè, di questo passo, fra un po' non ci sarà nemmeno più l'euro. L'economia italiana andrà avanti, sono con il baratto di minchiatine. Cioè, io... No, sulla crisi economica ci scherzo, ma i dati sono impressionanti. Al sole 24 ore in Italia chiudono 2 imprese ogni ora. In 5 anni perse 60.000 aziende. Chiudono 2 imprese ogni ora. Da quant'è che parlo? Mezz'ora? No, ecco, da quando abbiamo parlato ha già chiuso un'azienda. Speriamo che non sia la 7, se no ci hanno chiuso qua dentro, ragazzi. Cioè... Però sapete cosa vi dico? Che io sono ottimista. Sì, la crisi c'è ancora, siamo in recessione, il lavoro non c'è, però finalmente la soluzione a tutti i nostri problemi c'è, è il Jobs Act. Il Jobs Act è passato al Senato e vai. Ragazzi, ce l'abbiamo una foto di come è passato il Jobs Act al Senato? Guardatela, eccolo lì il Jobs Act. Guarda com'è passato veloce, eccolo lì, è quello lì che vola. L'hanno approvato al volo. Allora sì, cioè praticamente al Senato si sono tirati i libri come facevamo noi alle medie. Quando c'era il supplente alla quarta ora, sai? E mentre a Roma si tiravano le monetine, fascicoli, volavano sberle, a Milano c'era Renzi che rassicurava l'Europa. Guardatelo qua. Cioè, si sta facendo la Merkel. Cioè, pur di distrarre la Merkel dal casino di Roma, Renzi le ha provate tutte. Allora tu dici che va tutto bene a Roma? No, dai, smettila. Allora approvano il Jobs Act? C'hai qua il documento da leggere? Sì, ce l'ho, dai, vieni in macchina, vieni. Ma no, dobbiamo andare al vertice UE, ma che te ne frega, vieni, limoniamo. Guardateli qua, tutti insieme al vertice. È al vertice di Milano, il meglio dell'Europa. Schulz, Renzi, Hollande, la Merkel, sembrano i Fantastici 4 della Marvel. Schulz è l'uomo poco elastico, poi c'è l'uomo non credibile che dice che non dobbiamo sforare assolutamente il 3%. Poi c'è la gaffa umana, l'ispettore Clouseau, mi sono sputanato con una ragazza in Vespa, no? E poi c'è la cosa. Siete pronte? Io sono pronto. E intanto Renzi gongola. Guarda come gongolo, guarda come gongolo con la UE. Sindacati all'angolo, tutti tre. Tutti i gufi tremano, tui, tui. I sondaggi volano, tui, tui. E fino a che non scoppiano, scoppiano i merdoni. Ditelo a Civati. Grazie, queste sono la Valentina, la Cristina e l'Emanuela. Un applauso da Silvano Belfiore Band. La tonalità era in Do, io l'ho presa in... Boh. Vabbè, sta di fatto che in questo paese sono tutti pazzi per Renzi. Sono tutti pazzi per Renzi. Ormai siamo al plebiscito. Non so se avete visto ieri la pagina sul Corriere che un gruppo di italiani ha comprato un'intera pagina del Corriere per dirgli quanto lo ama. Noi, come tanti altri, desideriamo andare avanti insieme a chi ci crede. Matteo Renzi sta cercando di farlo, noi siamo con lui. Bestiale questa roba. Io una cosa così non l'avevo mai sentita, ragazzi. Ma quando in qua gli italiani comprano una pagina sul giornale per dire che stanno con un presidente del Consiglio? Sembra una setta religiosa. Tra un po' verranno direttamente a citofonarci la domenica mattina. Buongiorno, siamo i testimoni di Renzi. E no, dai, Renzi ha monopolizzato la scena, dai. Nella politica italiana non c'è più nessun altro, dai, sono tutti in ombra, sono spariti tutti. Ve lo giuro, se Mario Monti si desse fuoco davanti a Montecitorio, finirebbe in 15ª pagina dopo l'oroscopo, ve lo giuro, sono tutti in paranoia. Guarda Alfano, prendi Alfano, guardatelo qua. Guardate qua Alfano. Qui sta pensando, no? Per far vedere che esisto, oggi che cazzata gigantesca mi posso inventare. Pensa, che ti ripensa, e poi l'ha trovata. Nozze gay, Altolà di Alfano, sindaci in rivolta. Ha mandato una circolare che vieta ai sindaci di riconoscere i matrimoni gay contratti all'estero. In effetti nella categoria cazzate questa si piazza bene. Alfano, ma sei il ministro degli interni. Ragiona, abbiamo 3 regioni in mano alla criminalità organizzata. In Italia non c'è più un appalto pulito dai tempi di Luigi Einaudi. C'è la mafia che sta infangando il Quirinale e tu ti occupi dei matrimoni gay. Tra l'altro pure contratti all'estero. Alfano, ma è questa la tua priorità? È come se Barack Obama affermasse tutto, andasse all'ONU e parlasse di crisi dei talk show nella TV italiana. Ora, Angelino, tutto a posto, va bene tutto. Respira, ciappa i fià, rilassati. Angelino, guarda questa cartina dell'Europa. Ve la facciamo vedere, Angelino. Allora, i paesi in rosso hanno il matrimonio gay, i paesi in giallo hanno le unioni civili fra gay e i paesi in grigio invece hanno Alfano. Ora, la cosa che però mi sembra assurda è che ci sono persone che la pensano come lui. Questa settimana è scoppiato il fenomeno delle sentinelle in piedi, no? Sentinelle in piedi sono persone che protestano contro i diritti gay, si mettono nelle piazze fermi con un libro in mano. Domenica in piazza li ho visti anch'io, non sapevo chi fossero, gli ho chiesto, scusate, siete in coda per l'ultimo iPhone? Allora mi hanno detto, no, siamo qui per difendere la sacralità della famiglia tradizionale, e io ho fatto, meno male, allora passo davanti, no? Perché l'Apple Store sta proprio chiudendo, che cazzo me ne frega. Tra le sentinelle, molti sono cattolici integralisti, li hanno anche intervistati. Ora sentite la dichiarazione che ha fatto una di queste sentinelle. Sentite. Il fatto che io mi innamori di un maiale, per esempio, perché allora diciamola tutta, non significa che possa istituire al matrimonio tra l'uomo e il maiale. Sono fatti privati, per carità, non mi intrometto. Però secondo me nel suo caso è il maiale che non l'ha voluto. Io poi peccato. Peccato perché stavano bene insieme. Ma porca. Eppure le sentinelle pensano di difendere l'integrità dei valori della Chiesa. Questi sì che sono cristiani veri, non come questo qua. Questo qui ha detto: chi sono io per giudicare un gay? Ecco, ma evidentemente per le sentinelle questo signore qua non è il vero Papa. Per le sentinelle questo qui è diabolic, no? Con una maschera che ha preso il suo posto. Io l'ho già detto tante volte, Papa Francesco è uno fortissimo, no? È forte. In questi giorni a Roma c'è il sinodo sulla famiglia, che è una grande assemblea con vescovi e cardinali, e ancora una volta Francesco ha stupito. La stampa dice: Francesco apre il sinodo, parlare chiaro e ascoltare con umiltà. Dunque Francesco chiede alla Chiesa di ascoltare con umiltà. Infatti il sinodo partecipano i porporati, ma ci sono anche i laici, hanno invitato anche giovani coppie per dare la loro testimonianza. Dunque Francesco vuole una discussione aperta, vuole parlare di tutto, ha ragione. Ma scusami, perché la Chiesa va a incontrare le persone, a capire i problemi? No, senza tabù, e parlando anche degli scandali interni. Ora vi faccio vedere la copertina di un anno fa dell'Espresso, dove diceva che nella Chiesa c'era una lobby gay, no? Il titolo è abbastanza eloquente. Io non ci credo, io non ci credo, però diciamo che anche Francesco, come Matteo, c'ha la sua minoranza interna. Sinodo, duello conservatori progressisti su comunione a divorziati. Francesco dà importanti segnali d'apertura, vuole parlare di questioni delicate come per esempio l'uso del preservativo, permettere la comunione ai divorziati, e vuole studiare le unioni tra i gay, ma incontra delle resistenze di una parte della Chiesa ancorate su vecchie posizioni. Ehi raga, è uguale al PD, è uguale. Io il sinodo veramente non ho idea di come sia, me lo sono immaginato così. Regia, ce l'abbiamo un Vaticano? Ecco, me lo mettete per favore. Ok, eccolo lì. Io adesso tenterò di diventare Papa. Perdonatemi tutti. Carissimi cardinali, carissime famiglie, sono felice di cominciare questo sinodo, che è un cammino che facciamo insieme sui temi della famiglia, anche quelli più spinosi. Dobbiamo dirci tutto, con franchezza. E io vi chiedo un contributo sincero. Dobbiamo veramente parlare di tutto. Dei tradimenti, del divorzio. Toccheremo l'argomento del sé. Tratteremo l'argomento dell'uomo. E parleremo anche del preserva. Scusate, ma sono solo io che sento questo suono quando parlo, mentre dico omosessuale. Deve essere un problema al microfono, Santità. Ah, è un problema del microfono. Sì, sì, sì. Che però quando dico problema del microfono non lo dico. E però se dico eccolo di nuovo. Eccolo di nuovo. Preserva. Qui c'è qualcuno che fa il furbo. Cardinale Bontempi, mi fai vedere che cosa hai lì? È un rosario, Santità. È un rosario? È un me rosario. Lo fai vedere? Ma è un rosario. E fammelo vedere. È un fammelo. Cardinale Bontempi. Io te lo giuro che te... Perché facciamo così, ve prego? Non dobbiamo aver paura di aprirci, di parlare con le persone vere, questa è la vita. Non dobbiamo aver paura di perdere il nostro potere. Io voglio parlare veramente, dobbiamo aprirci, ascoltare loro. Ve prego, guardate che belle famiglie, voglio parlare con la famiglia. Avete preso delle famiglie normali? Certo, abbiamo fatto una selezione accurata. Bravi, la selezione accurata delle famiglie. Venga avanti la prima famiglia. Prego. Dove? Buongiorno, Santità. Buongiorno, Santità. Buongiorno, come mi fa piacere incontrarvi. Sono contento di parlare con voi. Ditemi, da dove venite? Santità, noi eravamo in vacanza, ma siamo corsi subito qui per dare anche noi la nostra testimonianza. Che bravi, dove eravate? A Santiago di Compostela, Sua Santità, dove abbiamo fatto anche un seminario sulla provvidenza. Bellissimo. Sì, Santità, ma prima abbiamo fatto una tappa a Fatima, dove abbiamo pregato insieme affinché apparisse la Madonna. Bellissimo. Voi siete normali, giusto? Sì, Santità. No, perché... giustamente, che è bellissimo. È bellissimo. Che è bellissimo, che vanno a Fatima e che vanno a... ma vi siete anche un po' divertiti? Avete socializzato? No, Santità, noi la sera andavamo a dormire presto. Tra l'altro in camere separate, Santità. Pure. Noi abbiamo fatto voto di castità. Che bravi, hanno fatto il voto di castità. Ma dov'è che vivete voi? A Medjugorje. È bellissimo. Dai ragazzi, per favore, avevo chiesto una famiglia normale. Posso incontrare per favore una famiglia normale? Io ho bisogno... C'è la seconda famiglia, per prego. Favore. Santità. Che belli, voi siete una famiglia normale? Sì, Santità. Ah, avete incontrato difficoltà nel vostro faticoso cammino del matrimonio? Sì, Santità, molto spesso. Ah, che bello, meno male. Ma quando litighiamo ci prendiamo per mano poi. Sì, ci prendiamo per mano, e preghiamo e chiediamo perdono per le nostre debolezze. Davanti alla statuina della Madonna. Sì, bellissimo. È bellissimo. E poi dopo la statuina che cos'è? Guardate la televisione? No, perché noi abbiamo scelto di non avere la televisione, Santità. Bellissimo. Avete solo la statuina della Madonna. Sì. Montalbano non lo guardate, solo guardate la statuina della Madonna. E bravi questi sposi. Bellissimo. E sono bravi. Meravigliosa coppia di sposi. Ma dopo andiamo a dormire. Dormiamo, sì. Io non so cos'è, ma è cosa. E poi vi svegliamo. Ci svegliamo, sì. Che bravissimi. Che bravo, no, è una cosa bellissima. Se fossero tutti come voi, però, al mondo saremmo in 12, 13, no? Dico. Vi ringrazio, grazie. C'è una famiglia normale, un po' più, diciamo, prego. Una famiglia normale. Voi dove abitate? In convento. Bene, grazie, andate via. C'è la famiglia normale, avanti un'altra. Sì? Che belli, voi fate sesso? Sì, ma solo per procreare. Quindi quante volte l'avete fatto? Una. Ecco, ci avete un figlio. Bene, figlio, grazie, andate, grazie, andate, per favore. Scusate, io avevo detto che dovevamo aprirci al mondo coi problemi concreti. Ma sono famiglie normali, Santità. No, non sono normali. Sì. Buffon e la Seredova sono normali. Che lui adesso si è messo con Ilaria D'Amico. I figli dei divorziati sono normali, che devono andare una settimana dal papà e poi l'altra settimana a vivere con la mamma. Santità, ma... Con chi non rispetta il sacramento del matrimonio, la Chiesa deve essere intransigente. La comunione ai divorziati, no. Dobbiamo essere intransigenti. E certo, la comunione ai divorziati no, intransigenza. Allora lo dobbiamo fare anche all'interno, su tutto. Mano ferma, cardinale Pellecchia, anche dentro la Chiesa. La mano ferma dovrebbe esserci anche dentro la Chiesa. La Chiesa, per esempio, non dovrebbe forse essere povera la Chiesa? Mano ferma, perché ci sono dei cardinali che vivono negli attici dei 300 metri quadrati. Dio forse non ha detto che la Chiesa deve essere in povertà? Mano ferma, da domani potreste vivere in alloggi da 20 metri quadrati, giusto, cardinali? Ah, se ne stanno andando alla chetichella, vanno all'Ikea. La mano ferma, mi piace, mi sto scaldando, perché adesso volevo affrontare il tema dell'omosessualità all'interno della Chiesa. No, non si può offuscare l'immagine della Chiesa per poche mele marce, santità. Speriamo che siano poche, perché si è parlato del lobby gay, che pure l'Espresso ci ha fatto la copertina. Se fosse vero non sarebbero poche mele, staremmo parlando dei frutteti della Val di Non. Altro che Mykonos. Adesso va tanto il Salento, santità. Va il Salento. Il cardinale Boltempi è un esperto. Mano ferma, giusto? Allora mano ferma con gli omosessuali anche all'interno della Chiesa. Stanno andando nel Salento. Ci stiamo assottigliando, eh? Prossima volta il sinodo lo facciamo in una smart. Santità, però su una cosa non possiamo proprio cedere: il preservativo nella coppia. No. Giusto, no. E hai ragione. No. Perché nella coppia il sesso si fa solo per procreare. Assolutamente sì. Quindi secondo voi nelle discoteche di Ibiza il 20 d'agosto dopo le 4 del mattino ci sono 20.000 giovani che vogliono tutti mettere al mondo un figlio. Quindi quelli li lasciamo fuori tutti dalla Chiesa? Santità, va bene aprirsi, ma lei non ha calcolato il rischio a cui andiamo incontro. Questa è la sua ultima parola. Ah, no. La mia ultima parola è carcere per i pedofili. Avete visto? E poi non vogliamo dare la comunione ai divorziati, che poi basterebbe leggere il Vangelo, no? Perché non dobbiamo guardare la pagliussa nell'occhio del nostro fratello, piuttosto guardiamo la trave che è nell'occhio della Chiesa in questo momento, una trave che è così grande che potresti costruirci il nuovo stadio di Roma. E si farà l'amore, ognuno come gli va, e anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. Ah sì, scusa, hai ragione, è ancora troppo presto. Buonasera Presidente Ferrero, buonasera, siete terzi in classifica. Sì. Dai, terzi, è bello, dai. È bello, è bellissimo, è molto bello. Ma lo vuoi dire una cosa? Sì, anzi, guarda, se vuole approfittare. Dai, fallo dirlo. Glielo faccio dire, certo. Beh, Sampdoria sì, se lo merita. Senz'altro, certo, è vero. Sì. sia come squadra, certo, che come nazione. Non è una nazione la Sampdoria? Beh, sì, dai, no, se è un risultato, certo, perché io devo dire grazie, sì, al grande Mihajlović, l'allenatore. Dai, sì, se riesci a dire una frase, che Sampdoria deve fare un monumento proprio, sì, nel centro della piazza di... Cosa? Quale piazza? Se riesce a... Se vuole cambiare argomento... Ma anche mandarlo a casa, chi un premio, dai. Vabbè. No, però senta, la Gazzetta dello Sport racconta che tra i tifosi c'è una vera e propria ferreromania, no? Ciao Boban. Non c'è Boban, Ilaria, non c'è neanche Ilaria. Un abbraccio, sì, a tutti i tifosi, sì, Santoriani, Sampdoriani, si dice. Viviamo un sogno. È quello bello, certo, ecco, se può dire forza Doria sempre. Sì, sì, sì. No, dai, dite... lasciamelo dire. Però qualcosa... Lasciatemelo dire. Ma cosa? Tra non è un concetto. Se volesse proprio dire qualcosa di senso compiuto, momento magico. Oh, ecco, momento magico. È come essere in un grande film. Se lo ricorda? Quale? È difficile. Sì. Il grandissimo Francesco Fellini. Federico. La doccia vita, la dolce vita. Però certo. Me li cambi 100 euro? No, scusate. No. Ilaria, ciao! Non c'è Ilaria, credo che... Tu mi ispiri... Chi? Sei la mia musa. Musa si dice. Chi dice donna, dice dai, facciamolo. Non credo, però se no veramente se riuscisse... Forza Doria sempre... Nel. Perfetto, però... Senta, io ho letto che lei ha introdotto le raccattapalle donna, no? Ecco. Dai! Però se riesce a dire qualcos'altro oltre a dai. La donna? Oh, cerchiamo di... È un omaggio! Sì, un po' faticoso, ma... Alle grandi donne! Oh, breve. Ci stava riuscendo. Dai! Sonia Loren. No, ma è Sofia Loren, non le dica. Dai, Mariangela Gelato. Io voglio dire. Ma non le dica se non lo sa. Per me il calcio è entertainment, sì. La donna raccattapalla. Ecco, raccattapalla. Il primo step, forse, nel senso che è il primo. Io voglio una donna, sì, protagonista nello stadio. Bene, certo. 27 ore al giorno. Sono 3 di più, ma dove stai? Mi brucia il naso, c'è qualcosa che si muove nel naso. No, non ha niente, guardi, non... il calcio è un gioco, dai. Entertainment, dai, entertainment si dice, che fatica. Io voglio... Sì. Io... Cosa vuole? Dai, le grandi 3 F della mia vita. Le 3 F della sua vita. Sono film, football. Ecco, occhio, è la terza. Falegnameria? No. Dai. Ma cosa c'entra la falegnameria? Non credo. Dai. Un po' così. Sì. Genoa. Dica un senso. Tifosi. Sì. Stasi. Però posso dire una cosa? Sì, ma sarebbe bello. Me la fate dirmela una cosa? Fate dire, certo. Io io ho un progetto dello stadio. È vero. Col mare. Col mare. Se il grande Renzo Piano dalla sua anima sua. No, è vivo, è vivo, Renzo Piano è vivo. È vivo. Ci dà un occhio? Non credo più. 7 giorni su 7. Dai, fa 49, l'ho saputa, dai. Vabbè, ma cosa c'entra, però? Senta, invece lei ha detto che vorrebbe cambiare l'inno della Sampdoria. Dai, no? Cambiamo! Ho capito, ma non si può andare avanti. Vorrei aiuto, sì, certo, dei grandi musicisti, uno come Silvano Fossati, che riposi in pace. Ivano Fossati, è vivo anche Ivano Fossati. Oppure come altri come Gianni Gabor. Giorgio Gabor, prego. San Giovese, calcio d'angolo, orzo in tazza grande. Stavamo parlando dell'inno. Dai. Parlavamo dell'inno, no? No! Ma non è possibile. Io, quello di ora... L'inno dai, di... cambiamolo! Cambiamolo, però se ci... Quello che fa... C'è la madama dietro. Non c'è la madama dietro, no. Ci dica come fa, ma... Doria, Doria, Doria. No. Core de sta città. No, non è quello l'inno della Samp, io non è quello, non è. Eh? Non è quello l'inno della Samp, non è. E Samp e Doria. E siamo tantissimi. Non è neanche quello, dai. Osteria numero 1000. No. Sta Sampdoria Fascindina. Non è neanche questo. Lo vedi che va cambiato? Ma vabbè, ma non per se lo ricorda nessuno. Ho capito, ma se ci vuole... Dai. Farmelo. Dai, l'inno. Me lo fai farlo? Ma io glielo dai. Sì, lo faccio. Dai il microfono, te lo restituisco. Guardi, io glielo do. È una proposta di inno? Sì. Se Silvano Fossati da lassù, Ivano che è vivo, Ivano Fossati, spero che piaccia, ce lo auguriamo tutti, sì, ma anche se non piaccia, ecco, dai, cantiamolo. Maestro. Doria, città di Sampdoria meravigliosa, dopo di te c'è solo niente, sempre Sampdoria, io te lo giuro, te lo restituisco, battere i cuori con i colori un po' bruciacchiati, dai, facciamolo, Ilaria, dai facciamolo del, dai facciamolo su, aspico che ci sia, sempre Sampdoria. Che se non ci sia, allo stadio sempre voglio portare la cultura. Beh dai, facciamolo tende, dai facciamolo su, aspico che ci sia, sempre Sampdoria, anche se non ci sia, allo stadio sempre voglio portare la cultura. Beh dai, facciamolo, sicuro che non c'è niente sul naso. Grazie ai coristi, al balletto, a Michela Muffatto, grazie ad Andrea Zalone, Silvano Belfiore. Andate, siete bellissime. Mamma mia, che fatica. Oddio mio. Scusate raga, ma ce l'avete una sorta di... un pigiama, non so, come si chiama, gli asciugamani. No, adesso io voglio fare qui un appello, scusatemi, voglio fare un appello, so che a Stoccolma ci ascoltano, amici svedesi, in questi giorni state assegnando i premi Nobel, anzi, amici, mi rivolgo direttamente a lei, Sua Eccellenza Re di Svezia, Carlo Gustav Folke Hubertus Bernadotte. Vabbè, Gustav, dai! Io te la butto lì. Ervi Peretta l'hai visto, l'hai sentito parlare, l'hai sentito anche l'inno. Non chiamarlo adesso che è tardi, però magari domani qualcosa, dai, qualcosina. Lui se l'aspetta, pensaci. Dai, premiamomi. Te lo restituisco. Dunque, tanto diciamocelo, l'Accademia di Stoccolma ogni tanto qualche premietto ad minchiam lo dà, Io vorrei farvi solo notare sommessamente, lo dico sommessamente, che nel 2009 aveva dato il Nobel per la pace a Obama. Obama, che quello che sulla culla delle sue bambine invece delle rapine ci ha messo dei droni che girano. No, obiettivamente dare il Nobel per la pace a Obama è come dare il Nobel per la fisica a Luca Sardella. Però, a parte tutto, a me piacciono i Nobel perché a volte mi fanno conoscere delle teorie che mai avrei immaginato. 2 giorni fa hanno dato quello per la medicina, Nobel per la medicina per gli scopritori della rete GPS nel nostro cervello. Sono tre ricercatori americani, un americano e due norvegesi, scusatemi, che hanno scoperto che nel nostro cervello c'è un GPS. Ma tu pensa a quei minchioni che hanno speso 5.000 euro per farsi mettere il GPS nel cruscotto del sub. Ce l'avevano già di serie nel cervello, pensa che idioti. Ma che dico 5.000 euro? Fammi vedere, scusami. Porca puttana. Com'è? Ah no, 5.226 più IVA. Puttana di una Eva, il GPS nella testa è una scoperta assurda. La teoria esatta è questa: ogni essere umano ha delle cellule nel nostro cervello che gli danno le coordinate spaziali precise del luogo dove si trova. Ecco, io mi ero imposto di non dire niente, me lo dicevano tutti: Mauri, non dirlo, stai al tuo posto, tu fai il comico, sono cose più grandi di te, ma io ce l'ho qua e devo dirlo lo stesso. Questa teoria è falsa, per me è falsa, non è vero, è una bufala colossale. Non è vero che tutti gli esseri umani hanno le coordinate spaziali di dove si trovano e sono in grado di dimostrarlo. Io ho la prova, eccola qua. Questo essere umano qui, l'arbitro Rocchi, durante Inter-Juve-Roma, non aveva la minima idea delle coordinate di niente. Per lui in quel momento l'area della Juve si estendeva dal Monviso alla Dora Baltea, non lo sapeva. Il suo cervello vedeva, sì, le luci e i colori e la gente, ma correva, però era convinto di essere nel prato di Woodstock nel 69. 3 giorni di pace, amore e rigori inesistenti. Valeva tutto. Dopo Juve e Roma è successo un finimondo, proteste, polemiche, insulti, interrogazioni parlamentari addirittura. Juve e Roma finisce in Parlamento alla Commissione UE. Tutto il mondo del calcio lunedì era sconvolto. Ce n'era solo uno contento, lui. Carlo Tavecchio, il presidente della FCA, lui era contento perché per un giorno solo, al centro di un puttanaio non c'era lui. Quel giorno, solo quel giorno lì, perché il giorno dopo c'era di nuovo lui. Frasi razziste, UEFA sospende 6 mesi Tavecchio. FCA, non facciamo ricorso. Non farà ricorso, e ci credo. Che ricorso vuol fare Tavecchio? Se prova a scrivere anche un ricorso di suo pugno è capace che lo spediscano direttamente ad Alcatraz, figurati. L'hanno sospeso 6 mesi, praticamente si fa l'autunno-inverno a casa. Non è una sospensione, è un letargo. Ma non ho dubbi, non ho dubbi che non è primavera, si risveglia come gli orsi, affamato di stronzate. Lui è sicuramente... Tavecchio è uno di quei personaggi che se me lo sospendi davvero per 6 mesi mi crea un buco nel programma, grosso, importante, perché a me in fondo Tavecchio è simpatico, è come vedere un cartone animato, io lo guarderei per ore. È il famoso, unico, inimitabile Tavecchio Show. Carlo Tavecchio è qui, forse la PGC, ora chissà che ci dirà, forse ce l'ha con gay, con negri o con gli ebrei, le donne forse insulterà. Ci porterà banane in quantità, chissà che carte farà, non c'è noia mai, combina solo guai, con il Tavecchio Show, con un artista, l'artista, il Tavecchio Show. Eccomi qui, così, eccomi. Buonasera. Qua, cosa tu vuoi far cosa? Buonasera Presidente Tavecchio, come commenta la condanna a 6 mesi che la UEFA le ha inferto dopo le sue frasi razziste? Io rispetto alla sentenza, certo, anche se non ho detto niente di razzista. Beh, insomma, ho solo detto che quelli tipo che mangiano le banane. Ecco appunto, non... Ma cosa c'entra? Anche io le mangio le banane. Certo, sì. Le banane sono buone, magari... Certo. Non le vado proprio a raccogliere sull'albero come loro? No, 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 no. A noi ci arrivano quei camion. Ecco, ma, però non peggiori la... che loro hanno proprio queste dita prensili sui piedi che si arrampicano sui baobab. No, no, ma non... Allora... perché c'è andare da una liana all'altra? Ma no, 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 non peggiori. È un complimento, perché io non lo so fare. Sì, ma... Mi piacerebbe, ma c'ho i piedi normali. Ma anche loro hanno i piedi normali, non... Che poi... Vedi questi documentari dove questi che si mettono tutti insieme lì, si spulciano, che fanno anche tenerezza, sì, che ti verrebbe da lanciare anche qualche nocciolina. Però così è peggio, cioè, noi della FCA risponderemo bravi con questa iniziativa sì, contro il razzismo. Benissimo. Abbiamo già in mente il titolo dell'iniziativa? Sono come noi, perché ci abbiamo fatto il test. No, però... Così. Sarà un evento di portata storica come il magrebino che si fa una doccia. Vabbè, ma no, ma... Ci saranno tutte le razze. Tutte. Sì. Bianchi, gialli, donne, molisane, persino no, ma... allora. Faremo una bella corsa. Una bella corsa. Coloro lì in Africa corrono. Ma non stia sempre. Sa, per prendere la gazella. Sì. Vabbè, che c'è anche il proverbio. Ogni mattina in Africa un leone si sveglia. A differenza del napoletano che invece si alza a mezzogiorno. Ma lasci anche i napoletani adesso. Non... No, il napoletano è pigro, no, che è stanco perché balla tutto il giorno a tarantella fino a notte. Ma no, ma non è vero. Sarà un'occasione in cui parleremo con franchezza. Oh, ecco. Senza peli sulla lingua. Benissimo. Benissimo, una bella cosa. Non è che voglio mancare di rispetto alle messicane. Ma lasci stare le messicane. Lasci hanno i peli dappertutto, che no, sembra dei castori con sombrero. No, no. Io stimo tantissimo le donne coi baffi. Ma non... A me non piacciono, ma i ricchioni convertiti possono interessare perché ricordano un po' il maschio. Lo vede che peggiora? Io dico che il razzismo va sconfitto. Oh, bene. Andiamo avanti per il bene del calcio, del nostro campionato. Sì. Viva il campionato, viva il calcio. Oh, ha finito? Sui romani che non c'hanno voglia di fare un cazzo. No. Non diciamo niente? No, è meglio di no. Carlo Tavecchio è qui con la BGC, ora chissà che ci dirà. Forse ce l'ha con i ghetto e negra con le prezze, le donne forse insulterà, ora ci porterà banane in quantità, chissà che caffè farà, non ci annoia mai, combina solo guai, con il Tavecchio Show, con un artista, da razzista, il Tavecchio Show. Grazie, grazie Valentina, Cristina, Manuela, a Gioacchino, Roberto, Giacomo per la sigla del Tavecchio Show, grazie al grande Nesto, Paola e Ilaria che sono qui, hanno fatto un cartone animato stupendo, grazie ragazzi. Voglio rivolgere un pensiero a un uomo che è molto triste, Luca Cordero di Montezemolo, non ora, tra poco, tra poco. Dai, fammelo fare. Tra poco, Corriere molto sì. Luca Cordero di Montezemolo. Beh, è un esempio per tutti i ragazzi di oggi che hanno voglia di fare. Non importano le tue origini, non importa se cresci in un ambiente ostile, non importa se non ti aiuta nessuno. Se hai grinta puoi farcela anche da solo. Certo, magari se c'è qualcuno che ti dà qualche consiglio, ma solo consigli, guardate che bella questa foto di tanti anni fa. Allora Montezemolo era solo un giovane come tanti altri, no? Con un sogno nel cassetto, solo che il cassetto era di Agnelli, che più che un cassetto era un cavò. Che strana la traiettoria di un uomo a volte, per uno che ti spalanca la porta del successo, ce n'è sempre un altro che quella porta te la chiude sulle dita. Oddio, io per 27 milioni di euro, un paio di falangi, ci rinuncerei volentieri. Guardate, fatemi vedere, eccoli qui. Guarda che belli, sembra la locandina di Quasi Amici. E invece no, Marchionne sta cacciando Montezemolo dalla Ferrari. Qui ridono insieme e invece è esattamente il momento in cui uno dei due sta stroncando la carriera all'altro. Ma guardate con che classe, con che aplomb. Come se l'ultima parola di Robespierre al boia fosse stata pizzata. Ecco, Luca Cordero di Montezemolo, vorrei ricordarlo così, sorridente. Questa è l'ultima foto in cui possiamo ancora vederlo sorridere. Da qui in poi ha cominciato a piangere. L'altro ieri ha salutato tutti i dipendenti della Ferrari. Guardatevi questo video struggente. Addio sogni di gloria, castelli in aria, guardo con sordo rancore la mia scrivania, cerco scacciare ma invano la monotonia. Addio, ogni grazie. Non ritornate più, sono una foglia d'autunno che nella tormenta, e nel grigiore dei giorni l'inverno paventa. Presidente Montezemolo, buonasera. 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 Guardi, sì. Lei non sa che gioia tornare qui. Eh beh, immagino, sì. Mi sento proprio questa felicità addosso. Sì, certo. Io voglio salutare tutti i tecnici, un team meraviglioso. Beh, certo, quelli della Ferrari. Vabbè, adesso andate, grazie, se no mi rovinate il pezzo. Grazie. Non ce la faccio. Vabbè, adesso non faccia così, Presidente, io capisco, ma non... Io non voglio farmi vedere in questo stato, scusa. Ma è la commozione. Ha mica un Kleenex di seta, una pashmina in casa? No. Dove posso soffiarmi il naso? Non perché lo so, io ho della carta... Mannaggia, no. Quando ho deciso di andare via... Beh, insomma, aspetta, un attimo. Mannaggia! Non l'ha deciso proprio lei, no? Cosa sta dicendo, scusi? Dico, che stupidaggini va dicendo? No, non l'ha... Ho preso io questa decisione, un po' sofferta se vogliamo, no. Ma era tempo di cambiare, no? No, l'ha deciso Marchionne, cioè l'ha cacciata lui. Come Marchionne? Sì, è stato Marchionne che ha deciso di... No, ma non telefoni adesso, sì. Ma dalla Ferrari, tecnicamente, sono andato via io o mi hanno cacciato? Ma guardi che lo sanno... Ah, Alonso ha deciso di andare via. Esatto, sì, lui sì. A me mi hanno cacciato con un calcio nel culo? Sì, vabbè, ma non... Sei sicura? Giulia Sofia, non era Emma? Non no. Era al contrario? No, non credo. Scusa Emma, scusami. No, mi scusi, guardi, è un periodaccio, lo so, come immagino. Vengo a saperle male certe cose. Però l'avevamo capito comunque tutti, guardi, la vita va avanti. Ma certo. Io stimo molto Marchionne. Esatto. Nonostante quel forte odore che emana. No, vabbè, no. Lo sa che ha la forfora, poverino. No, ma adesso non la metta. Tutto bianco qua, guardi, mi dispiace. Non la metta sul personale, per favore, perché non... No, ma Marchionne, la Ferrari è perfetta. Ma cosa lui dice? Scherza, Marchionne. Ecco. Appena impara a vestirsi, quello diventa basta, un presidente bravissimo. Però non lo faccia. Senta, invece, io... Giorgetto? Può non telefonare per un... No, Alonso ha deciso di andare via. No, a me mi hanno cacciato. Deve avvisare sì, tutti. Senti, Giorgetto, mi puoi ridisegnare un Marchionne con giacca e cravatta senza forfora? Lasci stare. Lo so, Giorgetto, hai ragione, l'eleganza non si inventa dall'oggi al domani. Però non faccia adesso, se potessimo... Scusa Emma, niente. Non possiamo dire che sono stato licenziato senza giusta causa? Non credo, Non possiamo fare appello all'articolo delle 18 buche? No, è l'articolo 18, non 18 buche. Scusa, ma ti richiamo, mi dicono che hanno cambiato la riforma. No, non è cambiata la riforma, è che non esiste. È un momento della mia vita in cui devo guardare avanti. Ma infatti, guardi... Per il futuro dei miei figli? Sì. Per il futuro mio? Sì. Per il volano del futuro del volano dei figli? Perfetto, ecco appunto, cosa intende fare in futuro? Presidente. Ma, guardi, non ho ancora deciso. Non ho ancora deciso. Per ora sono disponibile anche per feste di laurea e cresime. No, vabbè, non credo. Guardi, ma ci vedremo tutti settimana prossima a Monterosso al mare. Non so più che cazzo fare. Vabbè, addirittura un convegno. Ci saremo tutti, io, Emma, Giorgetto e Gino Paoli. Gino Paoli anche. Guardi che nei momenti difficili della vita sono pochi i veri amici che ti restano vicino. Sì. E Gino Paoli mi ha dimostrato una stima. Sono andato anche al suo compleanno, è un vecchietto arzillo. Al 20° coro di C'era una volta una gatta, Giulia Sofia ha finto di soffocarsi con la tempura di gamberi. Si è fatta portare in elicottero, ha detto ritirata. Comunque diciamo che lei non ha ancora deciso niente per il suo... Guardi, io... Vorrei fare qualcosa di normale. Ah, che bello. Come accompagnare mio figlio a scuola. Bellissimo. Preparare il pranzo a casa. Addirittura. O magari mi lancio di buzzo buono in questa nuova avventura di Alitalo. No, beh, allora forse intende dire Alitalia o Italo. Alitalia e Italo non sono la stessa cosa. No. Una si occupa di aerei e l'altro di treni, no? Mi scusi un attimo. No, ma non telefono. Saverio! Ma non... Guarda che è normale se al binario 3 non riusciamo a farlo decollare, no? Vabbè, ma no. Dovrebbe saperlo. Mi dicono, Dio mio, però Saverio. Però non telefoni adesso. Mi dicono che non volano. Ma infatti no, non volano. Prova a metterci due di quelle. Ci metti due di quelle cose lunghe? Aspetta un attimo, lei sa come si chiamano quelle cose lunghe degli aerei ai lati? Che se sei nei posti al centro non vedi niente? Ma le ali, si chiamano le ali. Ali, che bravo! Ma che bravo! Le faccio un cadeau. Non voglio niente. Saverio! Ah. Mettici due ali, una turbina dietro, grazie Saverio. Ernesto? Sei tu? E che cazzo, no! Che brutto momento della mia vita. Ma non era Italo. No, ma sì, era Italo. Era la Cinzano. Ora c'è un prosecco che viaggia a una velocità di 947 km/h verso Sydney. Però insomma, lei non sa niente di aerei. Ma cosa sta dicendo? Scusi, guardi che io ne ho prese migliaia. Ma adesso confonde. E poi veramente io non sapevo una cippa manco di auto ai tempi. Però sai, conosci uno, stringi la mano ad un altro, due foto, alla fine te la cavi. Vabbè, non credo che sia proprio andata così. No, non dico che sia così facile, ma se azzecchi il momento in cui tutti hanno un flutto in mano, spari un aneddoto di quelli forti sull'Auda, una saunata tutti insieme a Marrakech, il lavoro in questo paese lo trovi, no? Sì, però scusi, adesso perché lei non si rilassa un po' e non si gode questa liquidazione, diciamolo, da 27 milioni di euro? Beh sì, 27 milioni al mese è buono, no? Dovrò rinunciare a qualche piccolo sfizio, ma sa... Anche grazie allo stipendio di mia moglie, se tiriamo un po' la cinghia, a fine mese ci arriviamo, no? Ma guardi che i 27 milioni intanto non sono mensili. Ma infatti mi sembrava strano, sono a settimana, al giorno? No, sono in tutto 27 milioni. Vabbè, ma ci sono dei momenti in cui nella vita un uomo deve stare solo, mi scusi. Ma è tanto, guardi che non deve abbattersi. Se permette, ora io mi concederei una solitaria a bordo della mia Unicredit barca. Banca semmai, Come dice, scusi? No, dico, si chiama Unicredit banca. Mi scusi, sono a pezzi, mi scusi un attimo. Ma non telefoni tutte le volte. L'Unicredit non è una barca. Ma lo sanno tutti, non deve... Per questo non la trovavo al molo. Certo, no, non è nemmeno un treno, quello è Italo. No, Italo è un aereo. Ma sono 27 milioni in tutto, e che cavolo! Andrea Gialone, a tra poco con il nuovo spot di Banderas. Giusto il tempo di allestire un mulino. Andrea Gialone. Quando ero bambino vedevo la mia zia che impastava la farina e mi incantavo, la vedevo tutta sudata con la camicetta aperta. Ed è così che ho inventato i miei primi biscotti, come le pipette, fatte a mano una ad una. Il gusto che te sfianca. E alla decima confessione ti diamo in omaggio gli occhiali. Ma è solo qui nel mulino che mi vengono i colpi di genio come il grissinazzo. L'avete già conosciuti, ma mi sono anche inventato queste, le sveltine, da consumarsi in macchina o in ascensore, che vanno via in un attimo. E poi questa qua nel mulino, la Bernarda glassata. Lo vedi? Non ha preso la pillolina, dai. La Bernarda grassata, che è la più buona di tutte. Adesso no, aspetta, devo ancora parlare delle milfone integrali. Forza, andiamo, aspetta, devo le cippe, la crema, le autoreggenti al miele. Aspetta. Antonio Gargiulo Nazareno, Andrea Zalone, Silvano Belfiore Band. Ciao. Ciao amici, ci vediamo venerdì prossimo. Ciao. Andrea Zalone.